Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Buonasera e ben ritrovati a tutti gli amici e a tutte le amiche del Trading Club, l'unico trading su conto reale in diretta d'Italia. Io sono Leonardo Arvedi, il regista del Trading Club. Mi occupo quindi di connettere idee e persone nel mondo degli investimenti. Questa sera in compagnia della nostra dottoressa ed esperta in finanza comportamentale Silvia Pallavicini andremo ad analizzare due strategie, andando ad approfondire un aspetto importantissimo nel mondo del trading, il profilo di rischio. Tutto pronto per partire, ma prima il nostro nuovissimo video. Vi ricordo la missione di Alpha for All, ovvero quella di aiutare tutti gli investitori come voi a poter gestire il proprio denaro in maniera completamente autonoma, non andando così a dipendere dalle cosiddette sanguisughe del mercato. Ma come ogni sera arriviamo alla nostra citazione che quest'oggi recita così: il cambiamento è inevitabile. La crescita personale è una scelta di Bob Proctor. Inizia quindi oggi ad investire nella tua educazione finanziaria. Vi ricordo che quella che state vedendo, questa diretta delle 20:45, così come tutte le nostre live, sono solo la punta dell'iceberg dell'essenza del Trading Club. Per questo vi invito a richiedere maggiori informazioni riguardo il Trading Club. Finalmente è arrivato il momento di dare la parola alla nostra ospite. Benvenuta Silvia. Grazie Leonardo e buonasera a tutti. Io sono Silvia Pallavicini e insieme appunto al team di Behavioral Alpha mi occupo di finanza comportamentale. Questa materia ti aiuta a prendere migliori decisioni più in linea con il tuo money management ideale. Ciò permette innanzitutto di dormire sonni più tranquilli la notte, ma anche di risparmiare migliaia di euro ogni anno in errori facilmente evitabili. Eccoci Silvia, passiamo quindi alla prima strategia della serata. Questa strategia è in pair trading, le nostre azioni in beta, dove compro 3 titoli di UPS e vado a vendere 2 titoli di FedEx. La motivazione è data dalla battaglia per il trasporto del vaccino per il Covid. La coppia è di tipo di inversione, mentre l'investimento richiesto è pari a $500. Parola alla nostra esperta per andare ad approfondire il profilo di rischio. Sì, questa strategia in beta trading sul settore dei trasporti o comunque dei corrieri ci vede avvantaggiarci di qualcosa di temporaneo e di anche abbastanza veloce, che può essere questo interesse nel trasporto dei vaccini. Per questo motivo, questo è uno dei fattori che lo rende una strategia ad alto rischio e per questo motivo adatta al profilo degli esploratori. Come puoi però sapere se sei un esploratore, ad esempio, e puoi tranquillamente sostenere anche questo tipo di operazioni in portafoglio? Puoi farlo attraverso il questionario di profilazione elaborato da Behavioral Alpha e che trovi all'interno del nostro kit di money management, insieme ad esempio alla checklist sui parametri di rischio, all'utilissimo manuale che vi consiglio di fare come migliorare il rapporto win-loss, e come sempre trovate tutti i riferimenti nel link in descrizione. Lorenzo, ragazzo ricco, decide di farsi dare 10.000 euro da mamma e a fare il trade. Mimmo, alla ricerca di un successo facile. Lorenzo si è tradato usando la tecnica del dado. Mimmo, inizia a copiarlo, il dado funziona. Trade trades,
oltre ai profitti. Lorenzo è contento, Mimmo è contento. Lorenzo si innamora di una biondona, inizia a perdere, ma non gliene frega niente. Mimmo è disperato, ma lui ha ancora fiducia e mette tutti i soldi che ha. Il dado trading non fa per lui. Lorenzo si sposa con la biondona. Mimmo è ormai allo stremo. In attesa tremolante di qualche spicciolo, sussurra: all'anemichi è morto. E che cornuto. Il trading che ti porterà dalle stelle alle stalle. La seconda e ultima strategia della settimana è in opzioni. Un bull put su Amazon, dove andiamo a vendere la 2920 e compriamo la 2900. Il motivo è per operare una diversificazione azionaria. A fronte di un investimento richiesto di 1850 dollari, troviamo un premio a 50 dollari, registrando così un ROI, un ritorno sull'investimento, pari all'11%. Parola a te Silvia per il profilo di rischio. Questa seconda strategia in opzioni su azioni e in particolare sul titolo Amazon presenta un bel investimento rispetto alla strategia che abbiamo visto prima, ma ha un fattore più moderato di rischio. Per questo motivo è una strategia adatta a profili come quella di idealisti, pianificatori ed esploratori. Abbiamo parlato di esploratori anche prima, adesso ti faccio qualche domanda per cercare di capire insieme se tu sei un esploratore oppure no. Ad esempio, gli alti e bassi dei mercati non ti fanno paura ma ti danno una carica? Come dicevamo prima, la strategia di prima ti faceva gola? Allora forse sei un esploratore. Cerchi sempre quella che è la prossima grande occasione sui mercati e hai paura di perdere delle opportunità? Sei generalmente abbastanza sicuro di quelle che sono le tue capacità sui mercati e spesso il parere degli altri non è proprio la cosa che ascolti più volentieri, insomma, cerchi sempre di fare un po' di testa tua. Se hai risposto di sì alla maggioranza di queste domande, probabilmente le strategie che ho visto oggi insieme fanno al caso tuo. Attenzione però che come sempre ci sono tanti fattori da considerare, quindi non solo il fattore di rischio, ma anche ad esempio la nostra capitalizzazione, le analisi tecniche fondamentali dei titoli. Per tutto questo vi rimando alle puntate del Trading Club e dei laboratori operativi. Da parte mia per questa sera è tutto, vi auguro un buon fine settimana e ripasso la parola a te Leonardo. Grazie mille Silvia, preziosissima come sempre, noi ti aspettiamo all'interno delle nostre Trading Room la prossima settimana alle 20:45. Vi ricordo che potete vedere e rivedere tutti gli episodi e tutte le nostre trading room. Abbiamo creato infatti una playlist apposta per tutti voi. Trovate il link per accedere alla playlist qua sotto in descrizione. Ma adesso il nostro nuovo format. Se avessi investito 1000 dollari 10 anni fa, quante volte ti sei chiesto se solo avessi investito? Bene, questa sera sono qui per darti una risposta. Se avessimo investito 1000 dollari in questo periodo, esattamente 10 anni fa, in azioni eBay, oggi il nostro investimento varrebbe 3.899.09 dollari, incrementando così il nostro portafoglio di 2.899.09 dollari, registrando quindi un tasso di crescita pari a quasi il 290%. Grazie a tutti per la vostra attenzione da parte mia e da parte di tutto il team di Alpha for All. Voglio augurarvi una splendida serata, ma non scordatevi, appuntamento a domani, come ogni sera, alle 20:45, con le nostre Trading Room sul nostro canale. Ciao a tutti!